Fa eco nella valle del Cervaro il rombo del motore Ferrari. Eccola, la carovana giunta da tutto lo stivale per prendere parte al terzo raduno promosso dal vulcanico Alberto Scaperrotta a sostegno del centro silenzioso operai della Croce di Valleluogo. Qui siamo a Savignano Scalo, la tappa al caseificio Costa delle Rose e di quelle davvero piacevoli. Io sono stato qui anche lo scorso anno, è eccezionale, l'ospitalità, la bontà dei prodotti è unica, non abbiamo parole per dire quanto è bello e quanto è buono questo luogo. Vi ringraziamo per la grande ospitalità, speriamo di ritornare anche il prossimo anno. Ecco, l'accoglienza che ci hanno dato è diventata una bella giornata, sì. Si parlava di Palermo poi. Siamo stati molto bene, accoglienza calorosa, tutto bene per il momento. Poi il meglio dice che ancora deve venire. Poi vede, sto gustando un bel bicchiere di vino e quindi si sentono i gusti locali maggiormente, i sapori locali. Bella ospitalità, peccato che la giornata sta rovinando il raduno, però va bene uguale. Io il terzo anno che vengo e l'impressione è stata sempre ottima, quindi soprattutto anche perché è una manifestazione fatta per chi ha veramente bisogno e quindi merita tutto l'appoggio possibile. Ma nonostante la pioggia, per fortuna che ci ha dato uno spazio per poter mangiare, poi adesso anche se piove non succede più niente. Io voglio ringraziare un po' tutte queste persone che ci onorano tutti gli anni, gente che si parte dalla Puglia, dalla Sicilia, da tutte le parti d'Italia per venire a darci questo onore. Per noi non è nient'altro che onore, noi cerchiamo di dare il massimo nella nostra professionalità. Un'occasione importante anche per valorizzare questi prodotti della nostra terra. Anzitutto per questo, anche per valorizzare, per far conoscere che cosa ci offre la nostra terra. È una boccata di ossigeno anche per voi? Certo, una cosa bella, non è roba per tutti questa, ci piace, perfetto, sempre alla grande.